a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. È finalmente autunno, cioè sì, è finalmente autunno, ma questo è anche il nome del book tag che sto per fare. L'ho preso dal canale di Erika di Diary of a Bibliophile, vi lascio il link insomma da qualche parte al suo video. In realtà a me non piace l'autunno, così come non mi piace la primavera. L'inverno ok, ma l'autunno ha due cose in particolare che non mi piacciono, ovvero segna la fine dell'estate e questa cosa mi deprime tantissimo perché nonostante io sia vestita di nero e non emani molta positività, io adoro l'estate, il calore, la gioia, ecco. E invece l'autunno mi deprime. E poi ci sono le cimici. Non so da voi, ma io abito abbastanza in campagna e quindi qui mi sono distratta perché mentre dicevo, mentre qui ci sono le cimici in abbondanza, in grande quantità, ce n'è una proprio lì. Quindi, insomma, cimici a parte, io direi di iniziare con le domande del tag. La prima è: in autunno l'aria è fresca e croccante. Questo è vero, una delle cose positive. Un libro con un'ambientazione molto vivida. Allora, tendenzialmente per le ambientazioni molto d'impatto, che sono facili da immaginare, punto sui fantasy. E il fantasy che ho letto almeno nell'ultimo anno, che mi ha trasmesso l'ambientazione più vivida, comunque meglio caratterizzata, colorata, è La lama dell'assassina di Sarah J. Maas. Qui vengono descritti molti luoghi, tra l'altro anche molto vivaci, frizzanti, ricchi di colori, e io sono riuscita ad immaginarmeli tutti. Se non ricordo male, è un po' un'epoca simil vittoriana, e la parola vittoriano a me fa venire in mente i colori. Quindi, insomma, questo libro è l'esempio perfetto per un'ambientazione vivida perché la Maas è capace di caratterizzare le ambientazioni in una maniera sensazionale, così come i personaggi. E quindi, nonostante io abbia letto questo libro ormai quasi un anno fa, ho impresso qui proprio nella memoria i colori, le sensazioni che mi ha trasmesso quest'opera. 2. La natura è meravigliosa, ma sta anche morendo. Un libro meravigliosamente scritto, ma che tratti anche argomenti pesanti come la perdita e la morte. Qui sono andata proprio a colpo sicuro. Infatti vi faccio vedere 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness. Questo libro è scritto benissimo, ha una storia che coinvolge, cattura, fa venire voglia di proseguire. È uno stile molto semplice anche perché è una lettura per ragazzi, non è niente di esageratamente arzigogolato. È scritto bene, in maniera efficace e purtroppo tratta anche di tematiche abbastanza difficili da affrontare. Inoltre, come saprete, quest'opera è corredata da disegni meravigliosi, tanto quanto inquietanti e macabri, quindi direi che è la risposta adatta a questa domanda. Infatti, in 7 minuti dopo la mezzanotte, Conor si trova ad affrontare tutte le sue paure più grandi che riguardano principalmente la malattia della madre. E da qui poi si sviluppa tutta la storia che è veramente molto toccante, ma bella e commovente. 3. L'autunno segna anche il ritorno a scuola o in università. Un libro non fiction che ti ha insegnato qualcosa di nuovo. Di questo libro non vi ho parlato tantissimo qui sul canale, ma mi pare di averlo già citato in qualche book tag. E si tratta di L'arte di ottenere ragione di Arthur Schopenhauer, filosofo che conoscerete bene o male tutti. Ha scritto anche questa simpaticissima opera che è divisa in vari punti, una trentina, qualcosa del genere, che indicano una strategia efficace o meno, a seconda di come viene applicata, per ottenere appunto ragione. Io l'ho trovata una lettura fantastica, oltre che molto divertente, e sono dei consigli che effettivamente, se applicati nel modo corretto, possono aiutare a ottenere ragione. A me piace vincere nelle conversazioni, sentirmi dire: "Ah, avevi ragione tu." Sì, è un mio difetto, sono un po' arrogantina. E questo libro non ha fatto che incrementare questo lato del mio carattere, perché quando lo lessi anni fa, ero forse al secondo anno di superiori, ne rimasi folgorata e iniziai ad applicare tutti questi stratagemmi per circuire le persone durante le discussioni, e vi posso assicurare che funzionano, quindi mi ha insegnato qualcosa di nuovo. Non l'ho letto per scuola, l'ho letto per mio diletto, fa anche rima, ed è stata assolutamente una lettura proficua, ve lo consiglio. Quarta domanda: il miglior modo per tenersi caldi è stare con le persone che si amano, con una coperta. Una famiglia, casata, gruppo di amici, fictional, del quale vorresti fare parte. Questo libro come saga mi manca tantissimo, infatti prima o poi dovrò fare assolutamente una rilettura, e sto parlando di Hyperversum, o Iperversum, come volete chiamarlo, di Cecilia Randall, o Cecilia Randall. È uno pseudonimo perché è l'autrice italiana, l'ho scoperto solo recentemente, io ero rimasta ingannata da questa cosa, ma in realtà è italiana. Comunque, in questo libro c'è un gruppo di amici, ovvero Daniel, Ian, Martin,
donna, oddio c'è scritto pure qui, Jodie e Carl, insomma un gruppo di amici che sono intrippatissimi con questo videogioco. È ambientato in un'epoca futura, quindi c'è la possibilità di entrare nel videogioco con sensori, in realtà cose che abbiamo anche adesso, ma non sono ancora molto in commercio, cioè non sono utilizzati da tutti, si gioca ancora con joystick e cose varie. Loro hanno addirittura guanti, insomma attrezzatura che gli fa vivere un'esperienza sensoriale completa al 100%, e quindi loro sono amanti di questo gioco RPG Hyperversum. Cosa succede poi? Che rimangono catapultati all'interno della storia, nella Francia del 1200, sì, perché nell'epoca della Magna Carta. E io ho sempre adorato durante la lettura il legame che unisce questo gruppo di amici, soprattutto perché Ian, il protagonista, ha perso anche i propri genitori, quindi insomma c'è un bel legame tra i personaggi, e quando ero più piccola avevo letto questa saga, mi sarebbe piaciuto tantissimo giocare con loro ad Hyperversum, comunque finire in questa vicenda sensazionale. 5. Le coloratissime foglie che si ammucchiano sul terreno mostra una pila di libri con le costine di colori autunnali. Ta-ta-ra-ta! Ho scelto i colori che rappresentano di più l'autunno, stavo per dire a mio avviso, ma in realtà non c'entra niente la mia personale opinione. Abbiamo insomma per il giallo Al contrario, Le donne riterranno la terra di Aldo Cazzullo, poi Guida liquida al Poetry Slam di Dome Bulforo, che è bellissimo perché è marroncino arancino, quel colore fantastico. Poi abbiamo Un residuo di verde, perché io credo ancora nell'estate che permane, ovvero il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 6. L'autunno è il momento perfetto per raccontare storie attorno al fuoco, un libro dove qualcuno narra una storia. Il nome della rosa di Umberto Eco, perché il protagonista Azzo, all'inizio proprio del romanzo, nel prologo, dice di voler raccontare la sua storia di quando era ancora un novizio, di tutti i misteri che si sono sviluppati attorno a un monastero benedettino quando era con il suo maestro. È una cosa che in realtà poi si dimentica durante la lettura, però sì, effettivamente Azzo da vecchio vuole raccontare le sue vicende di quando era giovane, quindi questa è la mia risposta. 7ª domanda. Le notti sono più buie, un libro noir oscuro e inquietante. Io vi mostro l'unico libro che possiedo in casa di King, ovvero Ossessione, con questa copertina dato inquietantissima. Io l'ho letto alle superiori, sì. Praticamente narra le vicende di questo ragazzo che si chiama Charlie, se non ricordo male, sì, che a un certo punto schizza malissimo, inizia a impazzire e blocca dentro la classe tutti i suoi compagni, forse anche un professore, se non ricordo male, minacciandoli con una pistola. E da qui riemergono tutta una serie di eventi che coinvolgono i presenti, i compagni e lo stesso Charlie, e che ha fatto scatenare improvvisamente la sua rabbia. Insomma, c'è sotto tutta questa trama inquietante che collega vari personaggi e che porta a morti, danni psicofisici e insomma un po' di turbamento per l'ignaro lettore. È l'unica cosa che ho letto di King e mi ha turbato già abbastanza, non penso che leggerò altro di suo perché non è il mio genere, però devo dire che questo romanzo mi era piaciuto e mi aveva turbato anche a dovere. 8. Le giornate si fanno più fredde, ma basta, cioè non stiamo dicendo cose belle sull'autunno. Comunque, un libro corto ma che scalda il cuore. Senza dubbio, Le nostre anime di notte di Kent Aruf. Questo libro è cortissimo, come potete vedere, piccolissimo, si legge in un soffio, è anche scritto bello grosso, se riesco a farlo vedere, e è una storia dolcissima, affronta temi come l'amore, la perdita, il giudizio altrui, la propria vita che giunge al termine, quindi la vecchiaia, insomma tanti temi importanti per la vita umana sono condensati in questo libricino piccolino e vengono trattati in una maniera delicatissima, dolcissima, e che mozza il respiro ma scalda, come dice la domanda, tanto tanto il cuore. Nona domanda. L'autunno fortunatamente torna ogni anno. Fortunatamente, lo dici te. Uno dei tuoi libri preferiti che vorresti tornasse presto. Allora, io questa domanda l'ho intesa un'altra cimice. Dicevo, io questa domanda l'ho intesa come un libro che ti piace tanto, che vorresti rileggere, diciamo così, che vorresti tornasse in lettura al più presto. Hanno rotto sti insetti. Comunque, io ho scelto per questa domanda uno dei libri con cui ho rotto le scatole tantissimo da appena ho aperto il canale, ovvero L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia. Mi sono innamorata l'anno scorso di questo libro, e ho deciso già che lo devo rileggere il più presto possibile, perché è qualcosa che devo riassaporare di nuovo, rielaborare, che mi serve tanto, perché è un po' insomma un mantra, qualcosa che mi devo ripetere ogni tanto e che mi aiuta forse a tirare fuori i lati migliori di me, ed è veramente una lettura fantastica e niente, non vedo l'ora di rileggerlo. 10. Condividi la gioia autunnale e tagga qualcuno. A me piacerebbe tantissimo
bellissimo sentire le risposte di due persone in particolare, se sono all'ascolto, ovvero Lucia di Sentieri della Letteratura e Franny di Franny for Thoughts. Fatemi sapere se farete questo tag, spero vi piaccia l'autunno a differenza mia. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, comunque siete libero tuttissimi di farlo e noi ci vediamo al prossimo, ciao!